e dai suoi partner commerciali. Dodicesima giornata del girone di ritorno Serie A Gold tra Pallamano Carpi e Conversano. Per il Conversano, numero 1 Di Caro, numero 4 Arakaki, numero 6 Sciorci, numero 10 De Giorgio, numero 11 Brac, numero 12 Di Gian Domenico, numero 17 Nelson, numero 18 Swift, numero 22 Alfarano, numero 25 Marrocchi, numero 27 Yakemet, numero 29 Brobel, numero 33 Lupo, numero 77 Sabino, agli ordini di mister Tarafino. Per i Carpi, numero 4 Megiri, numero 6 Serafini, numero 7 Soria, numero 8 Rocelli, numero 9 Carabulea, numero 10 Casa, numero 11 Coppola, numero 18 Aifrey, numero 19 Dall'Olio, numero 30 Sordino, numero 94 Ceccarini, numero 29 il capitano Marco Beltrami. Agli ordini di mister Serafini Davide, dirigeranno l'incontro i signori Riello e Panetta. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa dodicesima giornata del ritorno Serie A Gold tra Carpi e Conversano. Partita fondamentale, perché il Conversano deve vincere per rimanere aggrappato al sogno dei playoff, scudetto a valle dei 7 punti di penalizzazione conferiti dal giudice sportivo. Si è ancora comunque in attesa del giudizio finale. Il Conversano, con un post del presidente Roscino, ha detto che valuterà eventualmente la possibilità di fare ricorso, quindi vedremo cosa succederà. Il Carpi invece, che è obbligato a una prestazione maiuscola dopo la figuraccia fatta in quel del Romagna, dove la squadra, diciamo, non è sembrata neanche lontano parente della squadra che il mercoledì aveva giocato in modo completamente diverso contro il Rubiera. Intanto vediamo che il Carpi in casacca rossa e il Conversano in casacca atipica bianca, quindi entrambe le squadre hanno cambiato il colore della maglia. Il Carpi che avrà in mano il primo pallone e che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Dai Marco, Marco! Il Carpi può presentarsi con la squadra tipo, al netto di Nocelli, che ormai una costante assente per tutta la stagione, quindi non, diciamo, non una novità. Il Conversano invece si presenta con lo starting 7 titolare. Si attende gli arbitri che facciano il check per iniziare il match, e via, si inizia con questo primo pallone nelle mani del Carpi. Vediamo che il Carpi gioca con Serafini Samuele come terzino sinistro, prima volta per lui nello starting 7. Carabulea alla destra, anche lui prima volta nello starting 7 all'ala. Sale nel mentre, vediamo che sale Sortino e si prende subito il tiro Serafini, che inganna Di Gian Domenico. Ribaltamento di fronte, sempre Marrocchi, cabina di Geria che fa girare molto veloce la palla. Nelson si apre, giro palla e poi si ferma la palla in mano a Vrobel. Vrobel si sposta al centro, Yakemet alla sinistra. Esce il pivot
del Conversano. Marrocchi continua il giro, palla e l'arbitro ha visto le maglie tirarsi da parte del Conversano, ma Bassini comincia con la lotta sul pivot. Attenzione, sottopassivo il Conversano. Marrocchi cosa fa? L'appoggia con finta di salto, la mette giù e va subito a referto anche lui. Ribaltamento di fronte, Nico Casa scarica all'ala, c'è spazio per Carabulea che risale. Vediamo che palla che ha mollato per Beltrami, che però trova sulla sua strada di Gian Domenico. Ribaltamento di fronte, Probel prova subito a sentire la temperatura contro Ayub Meiri, che si fa trovare presente. Si ricomincia con Probel che va al centro a vedere se trova qualche cliente più dolce. Nel mentre torna fuori, ancora fuori Suid. Marrocchi al centro, allarga. Probel, vediamo che il Conversano con una serie di incroci molto ampi per far muovere i due terzi. Ma guardate cosa ha fatto, che bella finta di tiro da parte di Marrocchi, che ha mandato il muro completamente fuori tempo, ma per fortuna del Carpi ha trovato solamente il palo esterno. Intanto vediamo che il numero 29 del Carpi, Marco Beltrami, si tiene il viso, forse un contatto con Suid. Onestamente non vorrei essere lì in mezzo. Nel mentre si riprende il tiro un po' forzato Serafini, che accompagna Di San Domenico sopra la traversa. Ribaltamento di fronte, Marrocchi uno contro uno, riesce a saltare l'uomo, a fare la superiorità numerica per Vrobel, ma buono il raddoppio di Carabulea, quindi nulla di fatto. Vediamo Marrocchi, posiziona il pivot a sinistra, vediamo se chiamerà ancora l'uscita del pivot come prima. Sì, ancora il pivot fuori, cambio di posizione. Intanto Beltrami si guadagna un passo su Marrocchi, sicuramente molto complicato da tenere, ma che dire, però trovare uno semplice da tenere nella compagnia del Conversano è veramente dura. Nico Casa detta i tempi, Sortino, e si prende, guardate che tiro, che parata che ha fatto Di San Domenico, complimenti. Ribaltimento di fronte, Vrobel molla la palla per Suid, che riesce a prenderla, però viene cinturato da Serafini, quindi 2 minuti per il difensore del Carpi. Va sui 7 metri Nelson. Attendiamo il fischio. Il fischio del direttore di gara. Nelson, specialista dei rigori, e con quale freddezza l'appoggia sotto le gambe di Ayfrey. Si ricomincia il Carpi senza assolutamente fretta. Vediamo che va il cambio Ayfrey per giocare l'attacco in parità numerica. Il Conversano, che quest'anno comunque ha dovuto rifondare la squadra, ha avuto un calendario sicuramente non amico, perché con tutti i cambi a livello di organizzazione che ci sono stati. Ma guardate intanto che palla che ha ballato lì Meiri. Stavo dicendo, no, fischio, non gol, ma 7 metri ai danni di Beltrami per una spinta. Adesso vediamo Nico Casa, i 6-7 metri. Finta di tiro. E trova il petrolio, solo petrolio per lui. Troppo schiacciata questo pallone, quindi nulla di fatto per il Carpi. Stavo dicendo,
il Conversano che ha cambiato veramente tanta gente in questa, quest'anno, che hanno salutato Gian Noccaro, Demis Radovcic, quindi sicuramente dei due giocatori fondamentali, ma come del resto anche Moretti, Saitta o Rossetto. Quindi è cambiata profondamente l'ossatura della squadra. Sicuramente non sono arrivati dei giocatori tecnicamente meno forti, però l'amalgama, è necessario sempre un po' di tempo. Nel mentre vediamo che primo pallone che tocca Yakemet, finta, giocano sempre sui tre esterni cercando di allargare il gioco, ma guardate che pallone che è arrivato su nelle mani di Arakaki, che la mette dentro. Bel gol da parte di Martin, prima stagione in Serie A per lui. E intanto vediamo che il Conversano prova a fare il suo, andare via, scappare via sul 4-1 dopo 6 minuti e mezzo. Intanto che scadono questi 2 minuti di penalizzazione che erano stati conferiti ai danni di Serafini. Giro palla, Nico Casa prova l'1 contro 1 contro il pivot Swid. E solo 9 metri per il Carpi. Rischio passivo per il Carpi. Attenzione. Ammonito il numero 29, Vrobel, per blocco, per trattenuta sul pivot, la maglia del pivot. C'è veramente molta, molta tensione tra i 3 e il 4 della difesa del Conversano. Prova a mollare una palla Nico Casa che non trova il pivot, ma sul ribaltamento di fronte Carpi recupera il pallone. Nico Casa, Carpi, blocco irregolare ai danni, fischiato ai danni del Carpi per un fallo commesso da Marco Beltrami, e si riparte. Il pubblico rumoreggia. Dopo 7 minuti, sempre 4-1 per il Conversano. Partita abbastanza tesa da ambo le parti. Il Conversano sta facendo un gioco molto per vie orizzontali, per cercare di aprire il buco. Guardate che pallone che è andato a mettere Vrobel, direi, per Swid, veramente un bel pallone. Oh, attenzione qua, probabili 2 minuti di esclusione per un fallo al collo e tirata la maglia anche da dietro. Braccio al collo, penso corretti questi 2 minuti. Quindi superiorità numerica per il Carpi, che gioca come ormai di consueto col doppio pivot. Entra anche Soria. Quindi vediamo come si svilupperà questa manovra. Sortino, vediamo i due esterni del Carpi molto molto larghi. Nico Casa sale, la bolla, la palla per Beltrami che trova la suola di Gian Domenico e con non si sa quale spinta il pallone finisce in gol. Ora il Conversano porta sguarnita, butta nella mischia anche Lupo. Quindi ora il Conversano sicuramente senza fretta. Lupo, il capitano della squadra, che ormai è un conversanese a tutti gli effetti, decimo anno tra le fila del Conversano. Ma guardate che brutto tiro che ha fatto, ma e che fortuna che ha avuto il Carpi, perché nella ribattuta è stato preso anche il palo sul ribaltamento di fronte, palla per Sortino, ma sulla sua strada trova di Gian Domenico, portiere che gira con il 37-38% di media di parate. Ora sempre senza fretta il Conversano torna in fase offensiva. Giro palla, viene chiamato, Vrabel chiama fuori Lupo. Tanta attenzione su Marrocchi.
il giocatore probabilmente con l'uno contro uno più pericoloso di tutta la Serie A Gold. Guardate con quale velocità di tiro, vediamo se Nico Casa tirerà in porta, no, palla Sortino, contropiede, ma cosa ha fatto, che bel gol, ma che bella parata che ha provato a fare di Gian Domenico, ci ha messo veramente veramente tutto per provare ad arrivare su quel pallone, ha detto che faccio, ci vado con la mano, provo col piede, ci provo col piede, se viene tanta roba. Se ha parata lì, bucava con la punta, bucava il soffitto. Meritava. Vediamo sempre, torniamo a noi, vediamo sempre fuori Lupo in campo, in quanto è conversando, c'è ancora due minuti da scontare, ma guardate, guardate che uno contro uno che ha fatto. Perde palle il Conversano a valle della pressione di Sortino. Quindi il Carpi in parità numerica, perché nel mentre è rientrato il due minuti. Vediamo Casa, Casa in cabina di regia. Meiri a destra, riesce Beltrami. Qua guardate cosa succede lì in mezzo. Quanti convenevoli che si stanno scambiando. Dai Marco, ma vediamo se la... Dai Marco, vai fare la lotta. Quanti convenevoli che ci sono. Vogliamo munire. Giro palla, guarda. Nico Casa fa salire l'ala, sempre tra 3 e 4 il pivot. Riesce a fare un tiro insidioso, Coppola che però trova la punta di Gian Domenico che si conferma portiere top. Vrobel uno contro uno contro Meiri che tiene bene la posizione. Guardate Lupo come scivola, dai, sui 6 metri. Dai, la palla gli arriva, ma guardate, guardate come ha chiuso Beltrami, che probabilmente dice se in attacco le prendo tanto, in difesa prova a pareggiare. Un arbitraggio sicuramente all'inglese fra tre e quattro, però da ambo le parti. Vrobel cabina di regia, fa salire Arakaki. Guardate che palla, ma che pallone che ha mollato. Che pallone che ha mollato Marocchi, Lixu. Veramente, veramente pregevole. Nel mentre ribaltamento di fronte. Meiri molla la palla su. Molla la palla su Carabulea. Che trova la fronte. La fronte di Gian Domenico. Poi va prontamente a chiedere scusa. No. Conoscendo il ragazzo non penso che ci abbia tirato. E si ricomincia con la palla nelle mani del Carpi. Coppola fa salire Meiri, c'è spazio e guardate, trova le dita di Gian Domenico che con un po' di fortuna, con l'aiuto del palo, riesce a evitare il gol. Errore, qua vediamo un errore da parte di Nelson, però infrazione, penso che ha pestato la riga mentre prendeva il pallone il Capi, credo. Dopo 13 minuti e mezzo il Conversano più 2. Partita veramente 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 con tanta tensione, molto maschia, e gli arbitri chiamano un 2 minuti su Coppola per aver tirato giù Nelson mentre era in volo. Nel mentre vediamo che torna dentro il pivot Swede. Swede pivot classe 87, franco tunisino, che il Conversano prelevato dalla Francia. Veramente un'ottima scelta anche questo pivot. Ma guardate Yakemet, ma cosa devo dire di Yakemet?
Cioè, Jachimed già anche l'anno scorso a Bressano ha fatto un campionato da fenomeno. Quest'anno a Conversano sta crescendo. Sta crescendo veramente, veramente tanto. Allenamento dopo allenamento, con tanta, passione, tanta costanza. Veramente una delle ali più forti nel palinsesto italiano, sì. È veramente forte. Ma guardate intanto, sempre guardate la lotta tra i pivot. Guardate cosa succede. Il raddoppio, vediamo se gli arbitri, no, niente, lasciano andare. C'è anche da dire che credo che le maglie siano veramente di ottima fattura entrambe, perché... Meiri, guardate Beltrami, prova a guadagnare spazio. Serie di incroci, si prende il tiro, ma ancora al collo. Fermato ancora al collo, Nico Casa. Carpi sotto passivo. Oh, l'ha preso al collo, prima. Ancora fermato al collo Nico Casa, però probabilmente l'arbitro da dietro non è riuscito a vedere. Nico Casa, guardate, ha provato la veloce con Meiri, che non ha capito. Sul ribaltamento di fronte, Nelson segna in contropiede. Mister Serafini richiama e gira l'attenzione, perché comunque era spalle al pallone, tendenzialmente non è una buona idea. Chiamato il gioco da parte di Casa, conversando sempre con la sua 6-0 nel mentre vediamo che come terzino si presenta Branch come secondo. Ora il conversano senza nessuna fretta si presenta in quarta fase. Vediamo Lupo, che prima è stato impiegato come pivot e ora se la sente come terzino sinistro. Giro palla Nelson, guardate che facilità di tiro, ma che bella parata che ha fatto Aifrey. Ora vediamo il Carpi, seconda fase. Nico Casa si prende un tiraccio, però il Carpi fortunato sulla ribattuta, ma sulla sua strada c'è sempre di Gian Domenico, quasi noioso. Ribaltamento di fronte, gol di Branch. E mister Serafini costretto al time out, perché comunque le azioni sono state sicuramente buone azioni di tiro, ma sul loro strato sempre un portiere importante. Andiamo in time out anche noi. Classe 2000. Rieccoci in diretta con al valle di questo time out. Vediamo le indicazioni che avrà dato mister Serafini, anche se onestamente il Carpi sovente è riuscito ad andare a dei tiri puliti. Dai, quindi. Che indicazioni può aver dato? Mettetela dentro? Vediamo. Nico Casa sempre al centro. No, cambio posizione, Serafini. Beltrami dice, aspetta che non vado fra 3-4, prova a stare largo, a vedere se Brandt è un cliente un po' meno scomodo rispetto agli altri due. Nico Casa, uno contro uno, c'è... aveva richiamato il raddoppio, forse poteva lasciare la palla un attimo prima su Megiri, anche se Marrocchi era davanti a lui. Nico Casa, guardate che bel timing, che bella difesa da parte di Swede.
giro palla in comprensione e Nico Casa si prende un tiro forzato che trova sulla sua strada sempre Gianni Domenico. Yakemet finta e che fa scendere Ayfrey e poi la molla delicatamente al centro della porta. Dai. E si riparte sempre con il Carpi in attacco a cercare in una manovra costruita. Sicuramente però c'è da dire che rispetto alla partita di Romagna il Carpi ha una grinta completamente differente. Coppola, Serafini, giro palla un po' orizzontale, vediamo spinta in volo da parte di Branch su Nico Casa, quindi due minuti per il giocatore del Conversano, classe 98, proveniente da Eppan, cresciuto nel vivaio del Merano, in cui ha conquistato uno scudetto Under 20 la stagione 2017-2018. Attendiamo che il parquet sia asciutto per ricominciare. Nel mentre vediamo che il Carpi si riposiziona sempre con il doppio pivot per cercare di spezzare la difesa. Serafini intanto la molla per Soria. E questo doppio pivot, esattamente come la volta precedente, ha sortito effetti. Quantomeno per mandare al tiro in condizione pulita al giocatore del Carpi. Vediamo che esce intanto a riposarsi un attimo di Gian Domenico a fronte dei due minuti e si presenta sul terreno di Giorgio. Giro palla, se Barrocchi, terzino sinistro, Lupo in cabina di regia. Sulle posizioni il Conversano per passare tempo. Marocchi scarica per Yakemet, guardate quanto ha saltato, ha provato Ayfrey a cambiare parata, stare sul primo palo, ma ha tenuto il braccio veramente molto alto per riuscire ad avere comunque una buona possibilità di tiro sia in alto che in basso. Serafini, e guardate sempre Yakemet che capisce tutto, in contropiede la mette dentro. A tenere i due terzini molto larghi, questo è un rischio che può sicuramente succedere. L'anticipo del giocatore del non diretto ci può sicuramente stare. Guardate come guadagna ancora terreno Yakemet. Ma guardate invece che intelligenza di Serafini, che vedendo Yakemet fuori la scarica su Carabulea, che tiene gli occhi aperti e la mette alle spalle di Gian Domenico. 11-5 per il Conversano dopo 20 minuti di gioco. Intanto terminano i due minuti e time out chiamato da mister Tarafino. Andiamo in time out anche noi. Vedi, intanto torniamo in diretta, facciamo un check delle altre partite con il Merano che sta vincendo contro il Bolzano, il Bressanone che a sorpresa sta perdendo di 3 in casa col Sassari. Carpi Conversano 5-11, lo sapete. Intanto guardate Cassano 11, Fondi 2 al ventesimo, direi che Cagnete non stia giocando. Fasano 18,
Campus 11, il Bressano 8, Rubiera 6 e Siracusa sta vincendo 10-8 in quel di Romagna. Ma torniamo un attimino da noi, rischio sfondo di... Ma no, vi scarica la palla Marrocchi e il Conversano che mette ancora la freccia con De Giorgio e va, scappa via. Vediamo Coppola che ferma il gioco, rimane 6-0 il Conversano, uno contro uno di casa contro Lupo, molla la palla su Beltrami che però c'ha sempre sulla sua strada Swede. Coppola a destra, attimo di respiro per Meijiri. Sale Serafini. Coppola, serie di incroci per allargare la difesa. E svlisce di Serafini che può lanciare Jachemet in contropiede. Doppio palo. Che sfortuna per lui. Il Carpi con tre palleggi si presenta nella metà campo del Conversano, che un po' sbilanciato Coppola perché ha provato a servire Beltrami che è stato chiuso bene, quindi è andato al tiro molto molto orizzontale, ma con un tiro un po' fortunato è riuscito a fare gol. Dai Alex! Tanto giro palla senza fretta per il Conversano. Vediamo incrocio senza palla, no. Nelson allarga tutto il gioco allargato a destra. Viene. E sbagliato il passaggio, fallo di piedi. E il Carpi può tornare in attacco. Dai Alex, dai! Senza ci siete. Intanto guardate che il Conversano cambia difesa e va con la 5-1. Con De Giorgio un avanti. Molto profondo anche Nelson su casa. Una 4-2 praticamente. Perché il pivot è a terzino destro. Il doppio pivot torna dentro Nelson. Vediamo se i terzini del Carpi riusciranno ad andare ad attaccare dietro al centro avanti per farlo saltare. Nico Casa intanto scarica Coppola, che fintato il tiro per il passaggio a Carabulea e con un lob veramente molto molto pregevole la insacca alle spalle di Gian Domenico. Intanto Nelson, il Carpi è saltato l'uomo, ma si viene trovato sulla strada del Conversano ai Freisama. Il Carpi va in attacco, Nico Casa si butta dentro di prepotenza e solo 9 metri perché il fallo è iniziato fuori dai 6 metri. Serafini tornano in questa 4-2 praticamente, ma torna dentro Serafini che scivola anche Nico Casa, pallone buttato indietro per un incrocio che non trova nessuno se non De Giorgio. Aifrey riesce solo a toccare appena. Torni 5-1, c'è spazio per Coppola che si butta dentro, ma guardate che bella chiusura, che bel raddoppio che ha fatto De Giorgio. Una dalla spalla, una dall'altra. Veramente un bel raddoppio perché era saltato se non sbaglio Brandt. Due minuti ai danni del Conversano perché la maglia sta tirata, vediamo se torna dentro Beltrami in campo per tornare sul col doppio pivot. Si attende il fischio arrivato, adesso attenzione, vediamo Jachemet prova a prendere un passo.
per cercare di rubare questo pallone, ma non c'è bisogno perché Nico Casa finta il passaggio e la scaraventa sul primo palo, beffando di Gian Domenico. Porta sguarnita per il Conversano per fare l'attacco in parità numerica e rientra Suid, buttato ancora nella mischia da mister Tarafino, che sta usando quasi tutti gli uomini a disposizione, tutti gli esterni a disposizione del suo roster di indubbia qualità. Nel mentre guardate come girano gli esterni, che bel movimento da parte del Conversano, ma che grinta anche da parte dei ragazzi di mister Serafini. E intanto cartellino giallo ai danni dell'allenatore del Carpi. E si ricomincia. Quei secondi che sicuramente è oro per il Conversano, perché comunque è passato del tempo. Yakemet, giro palla per sulle posizioni, torna indietro, guadagnato posizione, e Yakemet prova, ha cambiato leggermente tiro. Ifrey ha preso un piccolo passo sulla sinistra per cercare di coprire il secondo palo, ma Yakemet con una torsione è riuscito a buttarla sul primo palo. Ribaltamento di fronte, palla per Sortino che la molla Beltrami, che fa un girellone che toglie un listello del parquet. Dopo 27 minuti il Conversano sempre a più 5. De Giorgio in cabina di regia, vediamo adesso, fa toccare le palle e le ali il Conversano per far passare un po' di tempo. Attenzione al taglio, ha fatto un taglio, qui si è addormentato Carabulea perché gli è tagliato l'uomo dietro senza che nessuno lo toccasse. Ha tagliato veramente in modo troppo semplice. Meiri nel centro, che chiama lo schema sempre su con De Giorgio come centro avanti, il pivot è a sinistra, quindi Nesson fuori, tanto spazio a destra, si butta Meiri nello spazio, sale Carabulea, guardate la maglia di Soria, Carabulea finta, si prende il tanta responsabilità, salta l'uomo e costringe Vrobel a un'infrazione di 2 minuti. Bravo Seba, dai rega. Si torna, Carpi torna in doppio pivot. Torna in doppio pivot il Carpi. Vediamo se molto aperti i due terzini del Carpi. Soria prende posizione, palla arriva a Coppola che scarica per Sebastian Carabulea che la butta alle spalle di Gian Domenico. Ora vediamo come il Carpi affronterà questo minuto e mezzo. Il Conversano sicuramente non avrà assolutamente fretta di attaccare, tant'è che c'è Marrocchi. Questo pallone probabilmente se lo giocherà lui. Marrocchi, giro palla, Nelson, Marrocchi prova a puntare uno contro uno su Soria che esalta l'uomo e lo costringe ai 2 minuti per fallo laterale per averlo tirato giù da fianco. Sicuramente riuscire a tenere l'uno contro uno di Marrocchi non è assolutamente semplice. Ora il Conversano attacca in superiorità numerica, 50 al termine.
Manrock si alza, dai, palla per Nelson. Dai, guardate con quale veemenza si va a buttare dentro Branch. Ora mancano 30 secondi. 30 secondi al termine. Avvisati anche dalla panchina del Conversano. 20 al termine. Il Carpi, vediamo se riuscirà a fare l'ultimo tiro. Nico Casa, palla per Coppola che scarica per Carabulea, ma troppo laterale. 9 al termine. Branch prova il volo, ma solo muro per lui. E nera palla a Nico che gli rimane il pallone in mano. E quindi dopo i primi 30 minuti, Conversano 16, Carpi 10. Andiamo in pausa anche noi, ci vediamo fra poco. Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla. Anche quando ti mette alla prova. E se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo. Perché Allianz mantiene sempre le promesse. Grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese. E agenti che restano accanto a te, soprattutto nel momento della verità. Allianz, insieme dalla A alla Z.
Rieccoci in diretta con il Conversano che sta maltrattando il pallone, che era quello buono, quello lì. Dai, che buono quel pallone lì, quello buono. Si attende per... E via che si comincia con il Conversano che batte questo secondo, inizia con questo secondo tempo con forte di un più 6. Però Carpi che si è presentato quantomeno la prima frazione di gioco veramente con occhi importanti. Generalmente il Carpi quando esce dallo spogliatoio dopo il secondo tempo ha 9 minuti di blackout. Vediamo se succederà anche oggi oppure si è hanno già scontato tutto nella giornata di sabato scorso. Intanto vediamo le contropiede che Alex Coppola ha trovato sulla sua strada Nelson. 5 più 1 per il Conversano spostato su casa. Beltrami va in doppio pivot. Guardate che... Ah no, pivot normale, chiedo scusa. Intanto vediamo che alla sinistra c'è Dall'Olio che è entrato a fronte di Sortino. Carpi in parità numerica. Guardate Coppola! Cosa ha fatto? E forse 7 metri, sì. 7 metri per spinta mentre era in penetrazione. Intanto vediamo cambio portiere e va sulla linea di porta di Caro, portiere classe 2000, cresciuto sportivamente nel vivaio del Conversano insieme a Di Gian Domenico ed Alfarano forma la coppia dei portieri di Conversano, ma ha tenuto subito a dimostrare che non è assolutamente una comparsa. Assolutamente una comparsa. Di contro però il Carpi con i rigori diciamo che non è mai stato eccesso. Giro palla intanto Conversano che allarga la difesa, vediamo come scorre il Carpi, buoni raddoppio sempre da parte di Marrocchi e guardate che bella chiusura di Meiri che però è riuscito a Lupo a girarsi e andare verso la porta, quindi 7 metri per fallo di Meiri ai danni di Lupo. Nelson contro Aifrey, finta di Nelson e tiro morbidissimo sul secondo palo. Coppola, Casa, Meiri. Vediamo che Beltrami esce, ma si ributta dentro la parte. Guardate quanti convenevoli della maglia. Guardate la maglia di Beltrami. Arbitro, guarda il pivot. Mamma mia, dai, se... Dai, rega, va bene, dai, difesa adesso. Conversano con una difesa veramente molto attiva, riesce a recuperare palloni su palloni. Nelson, Marrocchi fanno uscire il pivot, ora fanno il gioco, allargano il gioco, il pivot scivola dietro, c'è posto per Yakemet, ma solo palo per lui, solo palo per Yakemet. Era un tiro buono quello lì, con un angolo discreto ci stava il tiro di Yakemet. Nico Casa in cabina di regia che chiama il gioco. Incrocio senza palla, Coppola riporta l'incrocio, vediamo se c'è il tiro e sì. Questa volta il palo è stato amico di Gian Domenico. Guardate intanto che buco che c'era davanti a Nelson. E che però scarica per Vrobel. E angolo per il Conversano.
pallone probabilmente sporco, e quindi si dovrà utilizzare il secondo pallone. Nelson, vediamo che massaggiano il pallone, preparano il pallone. Aracari. Ritmi in questo momento bassissimi. Marrocchi chiama il gioco. Vediamo Nelson, Marrocchi, guardate che timing, che bel timing, che bella azione che è riuscito a mandare al tiro Wrobel tra 1 e 2 con veramente tanto spazio. Guardate Nelson che ha capito tutto e si va in contropiede verso Aifrey, prova la giocata ma rimane sul piede, quindi il Carpi superiorità numerica, ma ci torna dietro Arakaki e fa gol di Arakaki, che capisce tutto nel secondo contropiede. Il Conversano ha messo la freccia in modo veramente molto molto importante dal secondo tempo, come al solito potrei dire. Sì. Il Carpi è nei suoi buoni 9 minuti di blackout. Non li perdiamo mai, ce la possiamo fare. Nico Casa, palla per... No, fa la finta, la mette giù e di grinta, di cuore, la mette dentro. Intanto Nelson, guardate che con una finta ne ha mandati a casa due. Rischio Aulin per la difesa del Carpi, che non ci ha capito veramente niente. Ma intanto Ceccarini cosa fa? Provato un... una bescia, una cosa brutta ha provato. Veramente, veramente un brutto tiro di Ceccarino. Non so se è stato toccato. Sì. È stato toccato, quindi forse è rigore. Si cambia rigorista, vediamo se cambia la musica. Va Megiri. Megiri su 7 metri, finta, e trova di Gian Domenico sulla sua strada, quindi se la memoria non mi inganna 0-3. Forse conviene, si può battere indietro il rigore? 0-3. Non so, il Carpi, il rigore è veramente dannoso. Meglio non averlo il rigore. Carpi resta sulla sua 6-0. Guardate il taglio che non è assolutamente indisturbato da parte dell'ala. Nelson scarica per l'ala che torna su, che trova Dall'Olio sulla sua strada. Chiama il gioco. Taglio dell'ala, va in doppio pivot il Conversano. Giocano nello stretto il Conversano, rischio di passivo e sull'ultimo passaggio viene fatto 9 metri, 9 manni danno di Nico Casa, quindi direi che manca un tiro, un passaggio che si prende Nelson, che inerte verso la linea di fondo riesce a uscire dall'angolo del muro, dal visuale del muro, e di polso inganna Aifrey. Veramente un bel gol, veramente un gol notevole. Adesso ricordiamolo, classe 88. Giro palla con un po' di confusione da parte del Carpi. Sale Ceccarini, che guardate che intelligenza, trova Dall'Olio che però non riesce a tenere la palla in campo, quindi si riparte con la palla per il
con Versano che con estrema tranquillità va verso la, la porta del, del Carpi. Intanto andiamo a guardare cosa succede negli altri campi. Il Bolzano, Merano 18-22, il Bressanone che sta perdendo con Sassari, il Cassano che sta vincendo con ampio margine con il Fondi, il Fasano sta battendo il Campus Italia, il Rubiera più 2 sul Pressano e il Siracusa più 3 sul Romagna. Nel mentre guardate Nico Casa scarica la palla e rischio doppio per sottofallo, quindi si ricomincia con un 9 metri da parte del Carpi, più 10 il Conversano. Chiama il gioco Nico Casa, pivot tra 3 e 4 del Carpi. Incrocio senza palla, ritmi abbastanza, sono calati abbastanza i ritmi. E Beltrami che è strattonato costantemente per la maglia. Il Carpi che sta attaccando in questo momento molto per vie centrali, tra il terzo e il quarto, che sicuramente è la parte più solida. Guardate che pacca che gli è arrivata ancora! Che pacca che è arrivata Nico Casa, che però riesce a scaricare su Megiri, che in penetrazione riesce a trovare il gol. Con estrema calma il Conversano va in attacco, chiama il gioco, sistema il pivot Marrocchi. Fa il gioco, direi, fa in Germania. Poi incrocio, cambio palla, giro, serie di incroci e a fantasia, direi, adesso. Viene fatta il Carpi, fa una buona guardia su Lupo, che gli è stato mollato una palla di confusione. Nel mentre guardate che rigore per difesa in area da parte di Megiri, perché dopo aver difeso sul primo ha ottimizzato e ha tagliato in area per andare a chiudere su Iachemet, se non ho visto male, no, su De Giorgio. Intanto guardate che Ifrey riesce a parare il rigore con veramente una bella parata. Nel mezzo più 9 per il Conversano. Giro palla, le ali del Carpi molto basse, fanno uscire Beltrami. Coppola prova ad allargare Megiri, palla per Casa che molla il pallone, però Beltrami non riesce ad arrivarci. Megiri uno contro uno, c'è il buco, ma che bella parata che ha fatto, che bella parata sul primo palo, si stava spostando col peso sul secondo, ma riesce con un riflesso felino andarla a togliere. E ora vediamo che il mister Tarafino richiama in panchina di Gian Domenico e mette in campo Di Caro, autore già di una parata di un rigore nella prima frazione di gioco. Giro palla, fa salire largo, l'ala molto molto larga per far passare il tempo. Giro, va in doppio pivot, abbastanza caos, azione un po' confusa da parte del Conversano, che però è riuscito a mettere Di Giorgio nelle condizioni di andare a tirare dall'ala con un tiro abbastanza pulito. Però Ifrey Samà molto attento sul primo palo è riuscito a impattare. Mentre guardate che il giovane Carabulea viene speso anche come terzino destro. Coppola
sale Carabulea, serie di incroci, pallone scaricato per Ceccarini, ma buon raddoppio da parte del Conversano, che scivolano molto molto bene sulle posizioni. Incrocio senza palla, palla di ritorno, Coppola va, è tornato indietro, il gioco è molto fitto, ma guardate Vrobel che si lancia in contropiede capendo tutto. Carpi molto lento. Il Carpi ora è molto lento sulle posizioni, il ritmo è, rispetto al primo tempo, è calato in modo importante. Si trascina la palla Nico Casa, che rimane attaccata, guardate nel ribaltamento di fronte, prova il cost to cost che non va, ribaltamento di fronte, Carabulea se ne trascina due addosso, prova a scaricare su Beltrami ma non trova il pallone, quindi solo 9 metri per il Carpi. Giro palla Nico Casa, serie di incroci, Carabulea, c'è il buco per lui e la mette dentro. Lascia il campo nel mentre Carabulea, per riposarsi, per essere poi sfruttato nella fase offensiva. Guardate come rallenta il gioco il Conversano. È anche passivo ogni tanto, Brancio a destra. Prima stagione per lui, quello di Conversano. Uno contro uno su Serafini, prova il cambio di rito Marrocchi. E difesa in area da parte di Beltrami, quindi rigore per il Conversano. Vediamo chi c'è che andrà in cabina, chi è che va a battere questo 7 metri. E gol di Vrobel. E il Conversano scappa più 10 a 14 dal termine. Nico Casa incrocio per Coppola, Carabulea, fa salire le ali, buon movimento, c'è spazio ma viene spinto, è stato spinto forse anche da dietro, mi viene da dire, perché i giocatori asciugano il parquet anche in autonomia, quindi non c'è bisogno di Tiziano per Tiziano. Perché lo temono Tiziano. Nel mentre guardate cosa ha fatto, cosa ha tirato giù, cosa ha tirato giù Coppola, ci voleva un tiro del genere per svegliarsi da questo torpore. Che bel tiro, e qua niente. E quindi direi 2 minuti per la panchina per proteste. L'abbiamo visto tutti. 2 minuti. Sul movimento di Lupo, tutta la panchina in piedi. L'abbiamo visto tutti. Dai cazzo, svegliatevi. Il pubblico rumoreggia. Non è assolutamente concorde con la decisione della coppia arbitrale. Tra un po' si fermava anche il giocatore, porca puttana. Si ricomincia con il Conversano in superiorità numerica a fronte delle 2 minuti conferito ai danni della panchina del Carpi. De Giorgi, gioco, c'è spazio,
Ma fa buona guardia la difesa del Carpi, fa buona guardia e ora con calma torna in attacco. Vediamo se sì, Ifrey Samà va a cambiare per consentire ai giocatori di Mister Serafini di giocare in parità numerica. Pallone per il Menotto, per il Carpi, per tenere accesa un barlume di speranza. Beltrami perse per Carabulea, che fa la finta, manda fuori tempo Nico Casa, ma fuori tempo anche tutta la difesa del Conversano. Veramente molto molto in forma questo ragazzo oggi. Ma nel mentre guardate che sonno che hanno fatto Coppola e Nico Casa, che si sono addormentati e il pivot si è ritrovato la palla in mano e ha detto ma com'è possibile? Cioè, non me l'aspetto un pallone del genere, ma neanche uno schiaffo mi è arrivato, niente, veramente niente, si è girato con tranquillità e la mette alle spalle direi dell'incolpevole Ifrey. Nel mentre vediamo Beltrami che esce sempre Carabulea scarica per Casa, palla per sempre Carabulea, la palla, guarda che bel lob, veramente un bel gol da parte del Carpi che non molla di un centimetro, non molla niente il Carpi. Il pubblico rumoreggia fortemente per le mancate segnalazioni arbitrali. Dai cazzo! E i Carpi ancora con la palla del meno 8 a 10 dal termine. Giro palla, Coppola per Carabulea, Nico Casa si alza, torna giù col palleggio e fa buona guardia su Ed, su di lui. Solito gioco con Casa, si prende il tiro, forzato il tiro, il Conversano De Giorgio, seconda fase, su Ed, che stacca poco, perché ha staccato veramente poco, a piedi uniti la mette alle spalle di Ifrey Samà. Intanto vediamo che si prende il gioco e Tiziano continua comunque a pulire e gli arbitri, è un invariante. Conversano più 10 al termine. Megiri al centro, sale, viene però tirato giù. Lupo, seconda fase. E manda con un bel movimento, lanza, mette fuori causa ai Frey. C'è mica bisogno di aiuti dopo per vincere. Giro palla per il Carpi, che è mandato un attimo a riposare Nico Casa, autore di 50 minuti sicuramente importanti. Ma nel mentre guardate Di Caro, che bella parata che ha fatto su Megiri. Branch torna indietro e che bella palla che viene servita per l'ala del Conversano, per Arakaki, autore di una performance veramente importante. Quando è stato chiamato in causa è sempre risposto presente, veramente molto bravo anche questo ragazzo. Sortino risale, Serafini, c'è spazio per Carabulea che va su 2 e 3 e si infila come un coltello caldo nel burro, che costringe anche De Giorgio ai 2 minuti.
si attende il fischio per battere. Dices, 17 a 28 per il Conversano. Vediamo il Conversano come spinge. Ora gioca tutta nella parte sinistra del campo. Lupo, rischio passi ancora per Lupo. Ma guardate il Carpi comunque fa una buona difesa per il Carpi. Buona difesa per il Carpi, che è attenta. Vediamo se palla per Ceccarini. È solo fondo per lui. Ha fatto una bella idea di Coppola, che ha trovato Ceccarini schiacciando il pallone dietro al secondo difensore che era in pressione sul terzino. Branch allargano il gioco sulla parte sinistra. L'ala tagliato, torna fuori, torna l'ala, va in pivot, guardate, palla recuperata da Arakaki. Ceccarini in pressione. Il Carpi che sotto di 10 ma non molla veramente un centimetro. Guardate Coppola che va anche da solo, la scarica per il solito Carabuleo. Sicuramente è un giocatore più importante nella giornata odierna per il Carpi, che si fa trovare presente in tutte le occasioni. Mi sembra sbagliato forse il primo tiro dall'ala che ha colpito Di Gian Domenico. Branch. Giro palla per il Conversano, ma tanta grinta e tanta attenzione per il Carpi in difesa, che però non può niente. Ora il Carpi in superiorità numerica, vediamo se spingerà, perché si è fatto male che sta zuppicando Swede sta zuppicando, vediamo se mister Tarafino gli darà un minuto, lo lascerà in campo. Tarafino dice: vuoi scendere? Swede, davvero uomo, non si degna neanche di rispondere. E va mesto nel suo ruolo. Stringe i denti, va avanti. Anche lì non si molla un centimetro. Mai non si molla un centimetro. Guardate cosa abbiamo visto! Una giravolta spaziale! Giravolta spaziale! Era da un po' che non si vedeva. È venuta bene. Sì, assolutamente, labirintite per la difesa del Carpi. Vediamo, Coppola si alza e trova l'incrocio dei pali, ribaltamento di fronte e guardate con un mezzo arcobaleno. Se le fa vedere tutte, ribaltamento di fronte, Coppola gli fa il contro al arcobaleno. Cosa si vede? Si vede di tutto. Si è visto veramente di tutto. Sicuramente si è visto una partita con gesti tecnici importanti, una grinta importante, soprattutto nella prima frazione di gioco. Partita veramente molto molto maschia. Divertente. Giro palla. Vediamo il Conversano, va con i suoi schemi un po' lezioso. Branch ritorna a allargare il gioco. Giocano molto per le vie orizzontali, cercando di usare veramente tutto lo spazio a disposizione. Questi passi. Vediamo intanto Carabulea, seconda fase, c'è Sortino, ma capisce tutto De Giorgio. Veramente, con quale attenzione è andato a recuperare, con quale grinta, sopra di 11 è comunque andato a chiudere quel pallone. E questa è la differenza tra una squadra che prova a vincere, che vuole vincere, e le altre.
veramente lì non si molla veramente di un centimetro mai, mai. Massimo rispetto, anche sopra di 11 ci gioca sempre, sempre fino all'ultimo secondo. Vediamo ancora palla, guardate come si butta, con quale veemenza Carabulea, che prova anche lui ad andare a prendere quel pallone, ma non ci arriva, si gira su Id. 2,5 al termine, 2,5 al termine con il Conversano che direi penso abbia vinto, penso abbia vinto, sì, abbastanza. Chiusa la pratica, guardiamo negli altri campi, il Merano 3 al termine più 3, quindi anche lì direi che più o meno è finita. Il Bressanone non dà aggiornamenti, quindi non si sa come siano messi. Conversano Fondi direi che è finita anche lì. A metà del secondo tempo il Rubiera è avanti di 3 e Siracusa avanti a fine secondo tempo di 3. Però vediamo, interessante il fatto che Bressano non stia aggiornando il live ticker, quindi boh, chissà quanto sono messi. E anche Bressanone in casa non sta assolutamente aggiornando il live ticker, interessante anche questo. Intanto in questi ribaltamenti di fronte vi siete persi, forse non vi ho raccontato una qualche parata o alcuni giochi. E intanto guardiamo qua che gol di Coppola, che sulla linea di fianco all'arbitro ha detto: oh, è gol, è questo. Oh, sono qua, l'ho visto. Sto giro l'ho visto. Questo giro qua è dentro, sono qui. L'arbitro ha detto: vabbè, se sei convinto. Eri più vicino di me, oggettivamente. Nel mentre i Carpi sempre con la 5-1, 1 al termine, 1 minuto al termine, 12 gol da recuperare. Attilio, mio compagno di avventura fino a oggi, cosa ne pensi di questa partita? Che non ho visto un brutto Carpi. Attilio, uomo di poche parole con Attilio, però direi una buona sintesi. Meglio dell'ultima partita, potrei dire. Meglio della partita di Romagna? Abbastanza. Chiediamo anche a Luca un commento di questa partita. Ma guarda, ti dico, comunque fare 21 gol a Conversano comunque non è neanche facile. È vero che ne ha fatti 33 e forse anche 34 adesso, però farne 21 a Conversano comunque vuol dire qualcosa. 34? Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo mettere a posto fondamentalmente la difesa, ma noi comunque come attacco, vai a vedere la classifica e dici comunque il nostro attacco è comunque un buon attacco. Andiamo a guardare l'attacco. Allora, il Carpi si presenta con 651 reti fatte al netto di questa partita e 784 subite, quindi il Carpi, sì, un attacco diciamo medio, un medio attacco più o meno, un medio basso attacco, però Bressano prende pochi gol. Nel mentre che noi ci stavamo contando, la partita è terminata con il Conversano che ha battuto il Carpi per 34-21 e penultima partita questa di Serie Gold. La prossima sarà a Campus per il Carpi il 15 aprile, mentre il Conversano ospiterà il Siracusa, partita che occorrerà vedere per il Conversano quanto conterà a valle degli eventuali punti di penalizzazione. Il Carpi dovrà vedere come finirà la partita del Rubiera per capire se sono possibilità di arrivare come terzultima del campionato o meno, quindi per avere gli scontri diretti in casa o meno. Quindi per questa fase, per questo girone di ritorno direi che è tutto, noi ci torneremo a sentire per i play out e buona serata a tutti.